Buonasera a tutti amici miei, questa sera, come da clip introduttiva, andremo a rinvasare il Drosophilum preso all'Open Day di Giardino Carnivoro. Adesso mi sono confrontato con diverse persone che coltivano Drosophilum e alla fine sono giunto alla decisione di utilizzare questi componenti. Vedremo come andrà. È in realtà un falso rinvaso. Drosophilum ha le radici molto delicate, per cui noi andremo semplicemente a posizionarlo in un vaso più alto e più largo. Buona visione e adesso vediamo, diamo un'occhiata agli ingredienti, alla composizione del terriccio. Bene, prima di tutto andiamo a vedere cosa utilizzeremo, una panoramica su tutti gli ingredienti del nostro composto, che sono la classica torba acida bionda di sfagno, la perlite, classica perlite, della ghiaia grossolana che garantisce il drenaggio, della sabbia, quella per acquari, sabbia di quarzo, inerte comunque, e della kadama che è un terriccio per bonsai. Mischieremo tutti questi ingredienti in un vaso in terracotta che dovrebbe essere da 18 centimetri, dovrebbe essere una dimensione di questo genere, comunque abbastanza alto un 15 centimetri. Posizioneremo la nostra pianta qua dentro facendo il falso rinvaso. Adesso andiamo a mischiare gli ingredienti. Allora, diciamo che la ghiaia ne posizioneremo un po' sul fondo, e poi il resto mischiato con il substrato. Buona visione a tutti e ci vediamo dopo aver mischiato gli ingredienti. Qua in compagnia del nostro Drosophyllum, del nostro vaso e del nostro composto. Allora, posizioniamo una parte del composto sul fondo in maniera abbastanza uniforme. Ah, naturalmente non l'ho detto, ormai lo do per scontato, la torba, mi raccomando, va almeno inumidita prima di essere utilizzata. Questo per far sì che possa assorbire in maniera corretta l'acqua quando andremo ad innaffiare. Misureremo l'altezza del vaso, più o meno dovremmo esserci come strato. Adesso prendo la telecamera e vi faccio vedere. Eccoci qua, questo è il nostro fondo e adesso posizioneremo la pianta. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, togliamo il nostro cartellino che riposizioneremo in seguito e estraiamo con delicatezza la nostra pianta dal vaso. C'era un bel fondo di perlite che lasceremo e una retina. Noi non toccheremo nulla, posizioneremo solo il Drosophyllum all'interno del vaso e riempiremo il bordo. Non andiamo a toccare le radici, non andiamo a toccare niente, il Drosophyllum è troppo delicato. Thank you.
Eccoci, allora abbiamo completato, abbiamo preso del terriccio in aggiunta, abbiamo preparato del terriccio in aggiunta e abbiamo posizionato. Dopodiché io mi aiuto con uno stecchino deformazione da bonsaista per posizionare il terreno in maniera che se ci sono buchi, bolle d'aria all'interno del terreno si riempiano e andremo poi a rabboccare con il terriccio. In questo caso, dove sto tastando io, il Drosophyllum non ha radici, per cui non è un problema. Se andate a rinvasare piante che invece in generale hanno diciamo le radici esposte nella zona che state andando a toccare, piuttosto che continuare a fare questo movimento, quindi danneggiando le radici, potete fare dei movimenti circolari in maniera che il terriccio scenda, ma voi non danneggerete o danneggerete molto meno le radici della pianta in questione. Questo vale un po' per tutti i tipi di rinvaso. È un'operazione da fare, oltre alla classica battuta sul vaso per compattare il terreno, fare in maniera poi di poterlo aggiungere dove scende. Il nostro Drosophyllum è a posto ed è posizionato nel nuovo vaso. Andiamo a verificare, a vedere. Come vedete, questo è il nuovo vaso del Drosophyllum e questa è la sua posizione. Abbiamo effettuato un semplice falso rinvaso. Questo video mi era stato chiesto da Arianna e visto che dovevo già fare un video relativamente al Drosophyllum, ne ho approfittato per effettuare subito questo falso rinvaso e dare delle spiegazioni anche a lei. Ciao Arianna, al prossimo video ragazzi, è stato un piacere come sempre e alla prossima. Buona domenica.